Tempo. L'intuizione è la rappresentazione della modalità secondo la quale i singoli eventi si susseguono e sono in rapporto l'uno con l'altro, per cui essi avvengono prima, dopo o durante altri eventi. Il tempo. Il tempo è un argomento che da sempre mi ha molto affascinato. Anzi, penso di aver iniziato a studiare fisica proprio perché volevo cercare di capirlo meglio. Ma che cos'è il tempo? Sant'Agostino, in un celebre passo delle Confessioni, diceva: "Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so bene, ma se qualcuno me lo chiede, non lo so più." Noi siamo abituati a pensare al tempo come un susseguirsi sempre uguali, distanti, qualcosa che è al di fuori di noi, che scorre indipendentemente da noi, sempre uguale. Eppure in questo periodo, come non mai, quando siamo stati costretti tanto tempo in casa per cercare di frenare la trasmissione, il contagio della pandemia da Covid-19, abbiamo capito che il tempo a volte sembra fermarsi. Certo, non nel vero senso della parola. Il tempo si ferma davvero solo in rari casi, come per esempio, durante i film di fantascienza, oppure in qualche particolare TEDx, dove magia e fisica si incontrano e allora il tempo si ferma e poi basta uno schiocco di dita perché torni a scorrere normalmente. Ma nella vita di tutti i giorni questo non succede. Però c'è una cosa strana che fa il tempo. Il tempo non scorre sempre uguale. Per esempio, quando siete al mare, il tempo scorre più lentamente che in montagna. E non perché a sciare ci si diverta di più rispetto a fare i tuffi, ma perché il tempo scorre più lentamente vicino a una grande massa. E quale massa più grande dell'intera Terra? Allo stesso modo il tempo scorre in modo diverso a seconda di come voi vi muovete. Per esempio, se siete su un aereo supersonico, il tempo scorrerà più lentamente rispetto a quando siete fermi davanti al computer a guardare come un video come questo. Insomma, anche se in modo impercettibile, star lì al computer a guardare questo video vi sta facendo invecchiare più velocemente. L'idea come il tempo fatto da un susseguirsi di istanti tutti uguali inizia già a sgretolarsi. E mi piacerebbe adesso potervi dire che il tempo non solo può scorrere più lentamente o più velocemente, ma può anche scorrere all'indietro, che si può tornare indietro nel tempo. E invece no. Purtroppo questo non è possibile, così come non è possibile che una lattina vuota e accartocciata possa tornare integra e piena. Se il tempo nella realtà non può scorrere all'indietro, è tutta colpa del calore. E sì, perché il calore possiede una proprietà unica nel mondo della fisica: crea dei cambiamenti irreversibili. Dipende tutto dal secondo principio della termodinamica, che dice che se nient'altro intorno cambia, il calore non può mai passare dal corpo più freddo a quello più caldo. È tutto qui. Se prendiamo le leggi del moto, non c'è nulla che impedisca al tempo di scorrere all'indietro. Se non ci fosse l'attrito per cui viene disperso del calore, quando facciamo rimbalzare una pallina di plastica, non potremmo mai dire se il tempo sta scorrendo in avanti o indietro. È la banale ragione per cui il ghiaccio, sciogliendosi, torna a essere acqua. Ma l'acqua, se non la mettete nel congelatore, non può mai trasformarsi in
in ghiaccio. Beh, a meno che non sappiate fare una magia, ovviamente. Ma perché il calore si comporta in questo modo? Beh, per capirlo dobbiamo prima farci un'altra domanda. Che cos'è il calore? Per molto tempo si è pensato che il calore fosse una sorta di fluido che poteva andare da un corpo all'altro, ma poi il grande Boltzmann capì che in realtà dipendeva dall'agitazione microscopica delle molecole. In un cubetto di ghiaccio le molecole sono quasi ferme, un po' come voi adesso, anche se non posso vedervi. Invece, quando un liquido bolle, le molecole si agitano, come dei matti che stanno pogando a un rave party e ballando. All'aumento della temperatura, quindi, corrisponde un passaggio da uno stato più ordinato, le molecole più ferme, a uno più disordinato, le molecole che si muovono velocemente. Ma che significa quando parliamo di molecole ordinato o disordinato? È già difficile riuscire a darne una definizione nella vita di tutti i giorni. Pensate a quando i vostri coinquilini o genitori si lamentano perché avete lasciato la stanza in disordine e invece per voi era sufficientemente ordinata. Per capire cosa significa ordine e disordine quando parliamo di molecole, facciamo un esempio. Io qui ho 8 carte. Immaginiamo che ognuna di queste carte corrisponda a una molecola. E disordinare le carte significa mescolarle. Ora, se io mescolo 8 carte, posso ottenere 40.320 combinazioni diverse. Quali di queste saranno ordinate e quali disordinate? Per esempio, se vi faccio vedere quest'ordine, questa combinazione iniziale, secondo voi è ordinata o disordinata? Beh, io direi ordinata perché tutto sommato abbiamo 4 carte rosse da una parte e 4 carte nere dall'altra. Se adesso andiamo a mischiare queste carte, probabilmente non otterremo più lo stesso ordine di colore e avremo quindi che le carte sono disordinate. E infatti l'ordine con il colore si è perso, ma se fate attenzione vedrete che è comparso un nuovo ordine. Adesso le carte sono ordinate numericamente, dall'asso all'8. Beh, ordine per colore o per numero sono solo due delle possibili grandezze, diciamo, riferite alle carte che noi possiamo vedere e con cui possiamo quindi associare delle particolari combinazioni e dare un particolare significato a queste combinazioni. Adesso, dopo un nuovo miscuglio, le carte probabilmente, e infatti lo sono, non sono più ordinate né per colore né per numero. Ma se fate molta attenzione, potreste trovare un nuovo ordine. L'ordine con tutte le carte dispari da una parte e tutte le carte pari dall'altra. Cosa voglio dirvi? Che in realtà ognuna di queste combinazioni ha la stessa identica probabilità di uscire dopo un miscuglio. Siamo noi che diamo un significato particolare ad alcune di queste combinazioni e quindi consideriamo delle combinazioni più probabili e alcune più improbabili. Diciamo che sono più improbabili quelle a cui noi associamo un ordine particolare. E adesso, dopo un nuovo miscuglio, cosa abbiamo ottenuto? Vi dice niente quest'ordine? Probabilmente no, ma solo perché il modo in cui voi potete vedere la realtà non è completo. Se poteste vedere anche attraverso le carte, vedreste che in realtà si è formato un nuovo ordine. Una parola che per noi ha un grande significato, entropia. L'entropia è la quantità
che conta quante combinazioni noi non riusciamo a distinguere. E non le riusciamo a distinguere perché la nostra visione della realtà è in realtà sfocata. La percepiamo solo in modo limitato a quelli che sono i nostri sensi e i nostri strumenti. L'entropia nell'universo non può mai diminuire. Ogni volta che c'è una trasformazione naturale, l'entropia aumenta un po', il disordine aumenta un po'. Ma abbiamo visto che ordine e disordine dipendono da come noi guardiamo la realtà. E questa è la rivoluzione, perché in realtà a livello microscopico ordine e disordine non sono esattamente quello che noi pensiamo. E quindi anche la freccia del tempo smette di esistere. Il tempo non è una proprietà del mondo, ma è un modo in cui noi lo percepiamo. Dipende da noi. Se potessimo vedere la realtà con tutti i dettagli possibili e immaginabili, riusciremmo sempre a trovare un ordine nelle cose. E anche per noi il tempo smetterebbe di esistere. Vi ho confuso, lo so. Il tempo non è un argomento facile, nemmeno i fisici più brillanti sono riusciti a comprenderlo fino in fondo. Ma quello che ci importa per vivere bene è quello che diceva Einstein. Il tempo è relativo e il suo unico valore dipende da ciò che noi facciamo mentre sta passando. Insomma, non lasciate che il vostro tempo passi tra parentesi.